Salve, qui ancora una volta il vostro Santen Chan che vi parla. Questa mattina ho sentito il telegiornale ed ho ascoltato, sorpresa, che ancora un altro anno, ancora una volta, c'è niente di meno che il Festival di Sanremo. Oh! Beh, di novità ce ne sono tante. Innanzitutto è già da un paio di edizioni o più che non c'è Pippo Baudo. Cioè è uno stacco sorprendente. Poi che ci sono cantanti nuovi, per forza. Dopo decine d'anni che lo seguivo, facendo zapping c'erano pochi canali in Italia e mi rincontravo con Sanremo. Poi quando non lo volevo vedere, che erano molte le volte, e ti facevano invece i commentari a quello che era successo, perché sembra che anche se c'è molta ripercussione Sanremo o proprio per quello, ogni volta che fanno qualcosa ne parlano tutte le altre televisioni, le polemiche, le finte polemiche e la farfallina sulla coscia e che non c'aveva nulla, o magari sì, era un tatuaggio permanente o di quello che si può lavare. Buh! Temi molto importanti e scottanti, che lo seguono in molti italiani, per quello è popolare il Festival di Sanremo, non come gli altri temi, ha provocato il disastro in Siria, quando finirà il petrolio, che succederà fra Stati Uniti e Cina fra 5 anni, quando Cina ci avrà esigenze economiche il doppio, duplicate rispetto agli Stati Uniti, quello non si attende, però il Festival di Sanremo lo seguono in milioni di persone, suscita più interesse e aspettative. Magari domani viene un olocausto nucleare e la gente dirà: che tragedia, giusto che c'è il Sanremo ce lo interrompe. Non potremmo più ascoltare i remake e i revival dei successi degli anni 60 e 70, perché sono così originali che i nuovi cantanti rieditano i successi dei vecchi cantanti. Io non vi posso riproporre nessun tema perché appena faccio subito quelli di YouTube dicono diritti d'autore, poi non si sa su che cosa, perché quando non ti dicono diritti d'autore dice c'è il sospetto di una coincidenza. Oh, che sorpresa, coincidenza, vabbè. Allora dicevo, che c'è di nuovo? Beh, solo quello che non c'è Pippo Baudo, la data è sempre la stessa, il luogo è sempre lo stesso, gli scandali sono sempre gli stessi, cambiano gli attori degli stessi, i cantanti, i presentatori e tutta quella paccottaglia di notizie fatte apposta per creare interesse. Però si presentano dei nuovi talenti a Sanremo, questo è molto importante. Per cui ti dicono, seguilo, che così sostieni i nuovi talenti. Adesso poi con internet già avevano messo il televoto da casa al telefono, adesso l'internet voto. Non so se lo seguo Sanremo. Di solito non c'è bisogno di seguirlo perché te lo ripropongono al telegiornale e in altri programmi. Quindi da Sanremo non si scappa. È come il mutuo. Tu non ricevi il mutuo e ricevi un'altra busta con le tasse da pagare e la multa per non averlo pagato, quindi non scappi. Sanremo non lo vedi e ti fanno a volte delle edizioni speciali nel telegiornale di mezzogiorno, dell'una, con tutto quello che è successo, diciamo, suddiviso per generi, quello che hanno cantato i cantanti, quello che hanno dichiarato, scalonato, no? Le dichiarazioni, le polemiche del giorno, come se fosse veramente che già i commentaristi di Sanremo nei telegiornali avevano anticipato internet, no? Ci sono tutte le cartelle che vanno via via deglossando di tutti gli scandali, di tutte le provocazioni, di tutte le interviste. Per cui Sanremo, se non lo guardi di più, perché te lo ripropongono in ogni programma del pomeriggio, della mattina, in replica la notte, a luna, tutto quanto. Quindi se tu vedi solo Sanremo e chiudi la tele è meglio, perché sennò ti costringono a rivederlo, a rivederlo, a rivedere, a riascoltare tutto, durante tutto il giorno, è un frenesi.
E uno dice, ma perché allora trasmettono Sanremo se ti ripropongono tutto a scaglie in tutte le televisioni? Buh, questo è un mistero. Allora vi saluto, buon Sanremo se lo volete vedere. E io forse non lo vedo. Ciao! Cercherò di non vederlo, se me lo permettono, perché probabilmente vedo il telegiornale e lo vedo uguale.